buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Mi sentite? Sì. E io mi chiamo Alessandro De Battista, sono un cittadino normalissimo. Anche questa roba qui dei selfie, contro selfie, esagerata. Riflettevo anche proprio sul fatto di quanto la corruzione sia un vizio che dipende anche dal distacco che hanno i politici nei confronti della realtà. Io penso che i Galan, gli Orsoni, neanche si siano resi conto quasi che stessero rubando. Per loro era qualcosa di normale. Io faccio il politico, mi trattano come una star, quindi io sono migliore del popoluccio che sta lì soltanto a fare un voto ogni volta, ogni 5 anni, a esprimere una X. Tutti si fanno le foto con noi e ci chiedono i favori. Io sono migliore, io quindi posso permettermi qualsiasi abuso di potere, tra cui la corruzione. Guardate che questo meccanismo è drammatico, eppure noi lo alimentiamo, noi cittadini, quando trattiamo un politico che è esclusivamente un nostro dipendente come se fosse una star. Non è una star, io sono un vostro dipendente, voi mi pagate lo stipendio, voi siete i miei datori di lavoro, io non ho mai visto in un'azienda il titolare dell'azienda che entra il dipendente la mattina e gli dice facciamoci un selfie. Guardate, riflettiamoci su questa cosa, perché io ve lo dico che è tutto lì il meccanismo. Non è che noi del 5 Stelle siamo ontologicamente più onesti degli altri perché ci hanno fatto onesti, per forza. Noi pure veniamo da quest'Italia, non è che veniamo da Marte, veniamo da quest'Italia dove anche parte della società ci ha insegnato a guarda prima te, fai prima il furbo e poi pensa ad essere bravo. Perché questo messaggio è arrivato pure a noi due, a scuola anche, copia. Poi vediamo, intanto copia perché l'esame lo devi passare. Questo messaggio, no? È più importante essere furbi che essere bravi. Questo ce l'abbiamo tutti quanti. Giorgio Gaber diceva: non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me. È tutto lì. Se noi capiamo che l'unico modo per ripulire la Repubblica, la Regione Veneta e il Comune di Venezia è che i cittadini si fanno Stato e dopo che entrano continuano ad essere cittadini e il popolo che li ha eletti si rende conto di essere il datore di lavoro di quel cittadino che sta dentro l'istituzione, gli fa pressione e giudica sul serio quel lavoro senza pensare al favore di uno, al favore dell'altro, ma giudica il lavoro come se fosse un datore di lavoro, questa Repubblica noi la ripuliamo in poche settimane. Però è opportuno fare questo scatto mentale, perché io ve lo dico, perché tutto il sistema ti porta invece a fare il contrario, anche noi in Parlamento. Io godo che mi abbiano di nuovo sanzionato permettendomi di stare esclusivamente in giro a raccontare il lavoro che facciamo e non stare in quel palazzo infernale pieno di squali, di duisti, massoni, qualche amico di mafiosi e camorrista e qualcuno che non ci sta come Galanzolo perché sta agli arresti domiciliari. Fuori, perché questi sono dei segnali loro di violenza, ma anche dei segnali di debolezza, perché evidentemente hanno paura di noi lì dentro, ma tanto coloro che stanno lì dentro a continuare a spulciare le carte ci sono. Noi usciamo e spieghiamo a tutti con calma, senza tutti l'obbligo, alle persone magari più anziane che pensano che sia più importante, non tutti, però parlare calmi che dire le cose, perché questo è un paese strano, no? Dici cazzo c'è la mafia a Roma, le persone si preoccupano più del cazzo che della mafia a Roma, no? È un paese strano. Ho detto solo una, non dirò mai più nessuno. Vi dicevo che è così quel palazzo, io sto 2 anni che sto lì dentro e ti tratta in un modo che l'obiettivo di quel palazzo è farti staccare dalla realtà. Se ti cade qualcosa per terra arriva subito il commesso che lo raccoglie, ti aprono le porte, queste porte giganti che te le aprono, che pesano quintali, le aprono e tu hai le porte aperte in quel palazzo, onorevole qua, onorevole là, ti tratta in un modo incredibile, come Versailles, come l'ancien regime, come se fossimo dei nobili, e quello è l'obiettivo, farci credere che siamo migliori del popoluccio, perché se fai questo diventi parte del sistema, è tutto così, è incredibile quel palazzo, io veramente non ve lo auguro, anche se qualcuno di voi gli toccherà, a qualcuno di voi che oggi sta qui, oggi in questa sala, gli toccherà finire in Parlamento,
mettetevi in testa che tra di voi ci saranno i sottosegretari, i ministri, i senatori, i deputati delle prossime legislature. È così, il movimento è questo. Oggi ci sto io a passare un testimone, a portare avanti una battaglia in prima linea, a mettermi la cravatta come se fosse un elmetto, perché di questo si tratta. Poi ci starà qualcuno di voi, però non ve lo auguro, o meglio, ve lo auguro, però non vi dico che non sarà una bellissimissima esperienza, perché quello è un palazzo davvero, c'è un corridoio, questo lo racconto sempre, si chiama il transatlantico, dal quale si accede alla Camera dei Deputati tramite due grandissime porte. Questo corridoio, il transatlantico, si chiama così perché sembra all'interno di una nave, ci sono dei bassorilievi a forma di ancore e di timoni sopra, un tetto bellissimo. Questo corridoio lo chiamano anche il corridoio delle anime perdute. Non è uno scherzo, non è uno scherzo, ci sono dei divani, io dico sempre, secondo me sono in pelle umana, le piante di Ficus, come quelle di Fantozzi, e ci sono i capannelli dei deputati che si riuniscono e parlano con i giornalisti parlamentari che li intervistano. E mai che parlassero di un problema dei cittadini o il giornalista parlamentare che gli dice, che gli chieda come si può risolvere questo problema. No, è tutto su corrente, controcorrente, chi possiamo mettere lì, alla RAI chi mettiamo, come possiamo mantenere il potere. La loro idea, ma anche in buona fede, non se ne rendono conto, sono drogati di privilegi, perché di questo si tratta. Sono dei tossicodipendenti dei privilegi della casta, neanche te ne rendi conto, perché ora i privilegi dei parlamentari sono come una droga, se non ci stai attento, tu pensi che, vabbè, l'auto blu la prendo solo oggi, fai questo ragionamento, come con la droga, la prendo solo oggi, mi spetta, io sono onorevole, mi spetta l'auto blu, perché io no, perché speranza di avere, perché speranza di avere l'auto blu io no, perché ce l'ha, perché ce la deve avere lui, io come la voglio. E questo è il meccanismo, e ti sei fottuto il cervello in un secondo, e il tuo obiettivo sarà sempre stare lì più tempo possibile e non occuparti dei cittadini e portare avanti un programma come questo programma di 90 pagine che auguro a tutti di trovare il tempo, 2-3 mesi per leggere. Dicevo che questi capannelli, i deputati dei partiti, parlano solo dei problemi loro, in TV parlano dei problemi dei cittadini per acquisire il consenso, lì parlano dei problemi loro. Non è, io penso che neanche se ne rendano conto, che loro facciano parte appunto di un sistema malato, a loro insaputa, come Scaiola con la villa che ha comprata a sua insaputa. È così, cioè non se ne rendono neanche conto, il loro obiettivo, ascoltatemi bene, non è occuparsi dei cittadini, ma mantenere regolarmente un posto di lavoro a tempo indeterminato, con tutele per loro crescenti, possibilmente a vita, con vitalizi a vita, come Giorgio Napolitano che, o voi ora riderete, ma è la verità, è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo. È vero, è vero. E si permette ancora 60 anni di fallimenti totali, per me Napolitano il più grande responsabile del disastro Italia in assoluto, più di Berlusconi. È così. Noi quindi chiediamo a Venezia, al Veneto, ai giovani, alle persone meno giovani, una possibilità, dateci una possibilità. Mettete alla prova dei cittadini che già di per sé, non è che ripeto che vengono amati e sono incorruttibili, ma che per le regole che si è date il Movimento 5 Stelle hanno ridotte le possibilità di contaminazione e di corruzione, perché è evidente che se cambi tutti incensurati a posto di candidati indagati e condannati è probabile che i tuoi rubino meno, questo è normale, perché se tu hai già rubato è più probabile che tu possa rubare una seconda volta, ma le enormi rivoluzioni sono i due mandati e poi a casa. Ora a me, a Di Maio, alla Taverna, foto, come se fossimo chissà che, si ripete. Ma tanto questa cosa finisce. Quando noi usciamo dal Parlamento e usciremo dal Parlamento, magari anche presto, e magari non è detto che ci ricandideremo perché si ricandiderà lei al posto mio o lui, finirà questo star system e continuerò a portare avanti le battaglie del movimento, lo farà qualcun altro. Questo è il concetto. E è nel nostro interesse migliorare questa società, proprio perché ne faremo ritorno. Fateci caso, questo è il meccanismo incredibile. Io mi impegno
perché non avrò un futuro in Parlamento, non me lo può dare il Movimento 5 Stelle, potrei tradire, potrei finire nel gruppo misto. Se dovessi fare questo, siete tutti autorizzati a prendermi in calcio in verità, no? Siete tutti autorizzati. Ormai ho imparato a dire tutte le parole politicamente corrette, sono inattaccabile. E quando invece voglio far passare un concetto che la televisione magari non mi riprenderebbe mai, sbaglio appositamente i congiuntivi. Faccio questo. E dico così c'è cioè, possibilità di Vivucci Mandino, no? Quindi dico, se noi farebbimo il reddito di cittadinanza, saressimo un paese più sicuro. Votassimo tutti i candidati qui a Venezia. Sembra uno scherzo, ma è tutto il sistema mediatico, ma no? E con la rete lo stiamo, io consiglio a tutti di fare uno sforzo e andare sulla rete. 72 ore fa il Movimento 5 Stelle di Roma ha denunciato uno scempio incredibile a Via della Conciliazione, che è quella via che poi porta alla Basilica di San Pietro, si vede sotto il cupolone, ergopolone come diciamo noi a Roma, che è stato fatto da Michelangelo, il quale tra l'altro, non so se sapevate, ma era anche un discreto poeta. Infatti, guardando la Basilica di Santa Maria del Fiore, la cupola fatta da Brunelleschi a Firenze, quando gli viene dato l'incarico per andare a San Pietro a fare la cupola di San Pietro, disse: vado a Roma a fare la tua sorella, dite più grande sì, ma non dite più bella rivolta a Santa Maria del Fiore. E c'è questa cupola che è bellissima. Ecco, sono riusciti a mettere sul palazzo, che praticamente tutti i turisti vanno, su un ponte che sta davanti al palazzaccio, la Corte di Cassazione, quella tra l'altro che ha condannato l'ultima volta a Berlusconi. E dai. I turisti vanno lì e fotografano via della Conciliazione con cupoloni sullo sfondo. È uno degli scorci più famosi del mondo. Hanno messo la pubblicità della Fiat di Marchionne, bellissimo, gigante. Abbiamo denunciato la cosa, c'è stato un tantan sui social, l'opinione pubblica se ne è resa conto, si è informata, tutti si sono indignati e ieri l'hanno tolto. È un esempio stupido. Ci fa capire quanto l'informazione che noi assieme possiamo essere una potenza. Io dico sempre, se tutti noi oggi, per carità, lo devono organizzare i gruppi, ma penso l'hanno anche fatto i gruppi veneti, oggi stiamo qui e parliamo del giustissimo, sosteniamo i candidati, Scano e tutti gli altri, però pensate se tutti noi pacificamente, però in maniera intransigente, oggi stessimo sotto la villa di Galan a urlare dimissioni, dimissioni, dimissioni. L'abbiamo fatto? No, non so che l'avete fatto, no, me l'ha detto a Federico di Caputi, era un esempio, se lo facessimo tutti i giorni da altre parti. L'avete fatto pure oggi? Stalker, tutti i giorni. Era un esempio, voi l'avete fatto, io non posso farne altro, però se lo facessimo tutti quanti, ma mi ci metto tutti assieme, cioè se il popolo si rendesse conto di quanto è forte e organizzato, magari quel delinquente patteggiatore si sarebbe già dimesso e non si intascherebbe ancora oggi da Galeotto due stipendi, vergogna. Uno da parlamentare e uno da presidente della Repubblica. È questo. Se Jacopo e loro dovessero entrare, e voi da fuori, noi da fuori, tutti quanti, gli facessimo davvero una pressione fortissima, le loro possibilità di contaminarsi, rubare o banalmente di non eseguire il programma con il quale sono stati eletti, si ridurrebbero. Gli potremmo ogni giorno ricordare, guarda che tu hai detto questo. Tu hai detto che facevi questo, non l'hai fatto. Sapete perché noi possiamo continuare a camminare sempre a testa alta, anche con gente che non vota 5 Stelle? Io ieri a Padova facevo volantinaggio, parlavo malissimo della Lega, i soldi che si sono rubati. Io pensavo, ora arriverà qualche insulto, che a Padova i leghisti lì sono forti. Niente. Cioè le persone, anche se non voteranno mai il Movimento 5 Stelle, poi per me prima o poi lo voteranno, perché lo dico sempre, è pieno di gente che è del Movimento 5 Stelle senza ancora rendersene conto. Io sostengo, si vedeva che anche le persone che non erano del Movimento 5 Stelle comunque ci rispettavano. Qualcuno mi ha affermato, dovete dare la fiducia a Bersani, per carità, una critica politica, giusto o sbagliata che sia, per me se noi avessimo fatto un qualsiasi forma di inciucio con il PD saremmo morti, però questa è la mia idea. Però camminare a testa alta, rispettati dai cittadini, senza un poliziotto, significa che già un miracolo è stato fatto, significa che abbiamo rispettato i patti, che le persone, anche se Grillo urla, Di Battista non mi sta simpatico, Casaleggio, cioè i capelli ricci, qualsiasi cosa,
comunque le persone sanno che noi abbiamo esattamente rispettato il nostro programma, e questo anche grazie a tutti gli attivisti che ci fanno pressione, infatti santi attivisti che fanno pressione e che ci trattano davvero come dipendenti in quelle istituzioni, quello che dobbiamo fare con loro. Avete visto Venezia amministrata dagli altri, io non so se vinceremo o non vinceremo, per me è fondamentale entrare, perché iniziamo ad entrare come dei virus positivi, iniziamo a ripulire. Non è un caso che... è questo, se no, noi siamo questi, noi ci leggiamo i bilanci dei comuni come se fossero i bugiardini dei farmaci. Sappiamo che nell'ultima riga c'è scritto è pericolosissima questa cosa se fatta in un altro modo, oppure quei contratti delle aspirapolveri che tu ti compri il folletto magari, ah tranquillo, lo puoi restituire subito, e poi magari se lo restituisci devi pagare migliaia di euro. La stessa cosa sono le leggi e i bilanci dei comuni, c'è scritto un bel titolo, la buona scuola, legge anticorruzione, bei titoli, i titoli sono sempre belli. Fateci caso, non è che Renzi può portare un disegno di legge che si chiama la scuola fa schifo, si deve chiamare la buona scuola, così tutti i giornali dicono approvata la buona scuola alla Camera, il cittadino che non si informa dice beh, approvata la buona scuola, meno male. Poi tu leggi il contenuto e ci sono le fregature, così come la legge anticorruzione, che dice ah, solo il movimento non ha votato quella legge anticorruzione, ma come, loro cantano onestà onestà, ti credo. Il falso in bilancio è stato, sì, diciamo, reintrodotto, però può essere, se riguarda le società non quotate in borsa, che sono il 94% delle società italiane, i magistrati non possono usare le intercettazioni, che è l'arma principale per scoprire il falso in bilancio all'interno delle società. Fanno questo, cioè all'interno della legge hanno inserito una serie di cavilli utili ai grandi avvocati dei grandi politici, per fare in modo che il corrotto o il corruttore colletto bianco, quelli che non finiscono in galera, perché non è che la gente in Italia non finisce in galera, perché le galere esplodono, è che finiscono i poveri cristi, non finiscono mai colletti bianchi. Ecco, quel corrotto difficilmente andrà in galera, anche se poi sono state aumentate le pene. Ma il problema non è l'aumento di un anno, di due anni delle pene, cosa giusta, è far sì che coloro che non sono mai andati in galera in questo paese vadano in galera. Questo è il concetto. E questa legge anticorruzione non lo fa. Ormai però il tempo di vita delle menzogne renziane, berlusconiane e di sistema, grazie a noi tutti, si riduce. Vi ricordate? Aboliti i vitalizi per i condannati. Dopo 24 ore sapevamo che non era vero, che avevano abolito i vitalizi per 4 condannati per reati per mafia, grazie a Dio, ma tutti quelli condannati per abuso d'ufficio, finanziamento illecito, che sono i due principali reati che fanno i politici, perché non tutti i politici sono come Dell'Utri o Cuffaro che finiscono in galera per mafia. È ridotto il numero, i due principali reati che fanno i politici sono il finanziamento illecito, ovvero finanziano illecitamente le loro attività politiche incascandosi soldi, e l'altro l'abuso di potere, l'abuso d'ufficio, il classico, quello che viene dal politico e dice lei non sa chi sono io. E questa è una frase, chi dice lei non sa chi sono io, già, fa parte già di un altro mondo, lei non sa chi sono io, perché lo dicono. Questi due reati, ai condannati con questi due reati il vitalizio viene mantenuto. Ecco, noi riusciamo a fare questo, a ridurre il tempo delle loro menzogne, a riempire nonostante la pioggia una sala qui a Mestre, a continuare a credere in questo progetto che sta andando avanti, fateci caso, anche con Beppe Grillo, che giustamente l'ha sempre detto, lui ha dato un là incredibile e poi ha detto il movimento deve andare avanti con le proprie gambe, lo sta facendo. Oggi voi non siete qui per Beppe Grillo, anche se Beppe Grillo, vieni Beppe, Beppe Grillo è qui, siamo qua per un'idea, per i cittadini che diventano Stato, i cittadini che si fanno istituzioni, a Venezia, in Veneto, nel Parlamento italiano, a Bruxelles. Guardate che è un sogno incredibile, guardate che vengono delegazioni da tutto il mondo alla Camera e ci chiedono come avete fatto. Noi siamo per la prima volta all'avanguardia, abbiamo dato un'idea al mondo, questa è un'idea al mondo che andrà avanti, noi stiamo seminando e magari si raccoglierà più là, anche se dei frutti già si raccolgono, l'approvazione della legge sugli ecoreati qualche giorno fa, per 20 anni, oggi chi inquina va in galera e può andare in galera fino a 20 anni. Tanti risultati,
tutto fatto da cittadini inesperti. Ricordate i primi tempi, le persone: non vi votiamo perché siete inesperti. Il discorso di inesperienza già non c'è più, anche perché basta vedere un cittadino inesperto come Luigi Di Maio, come presiede l'Aula a 29 anni, per rendersi conto che allora era una bugia questa dell'esperienza, dell'inesperienza. Era un modo per farci credere che in quei posti di comando potessero andare soltanto i soliti noti. E poi li dovete vedere, guardate, credetemi, anche dal punto di vista culturale, la gente che c'è in Parlamento per via del Porcellum e oggi dell'Italico vale poco, ma dal punto di vista culturale, di preparazione, l'88% dei parlamentari del Movimento 5 Stelle è laureato, a titoli accademici che neanche i bocconiani montiani che hanno fatto le leggi incostituzionali possono vantare. Nessuno vanta i titoli accademici nostri, nessuno, perché quando la rete sceglie a parità di onestà tra un laureato con un master e una persona che magari non ha laureato con un master, chiaramente i nostri iscritti votano quello che ha maggiori competenze, giustamente, perché in quei posti, dato che sono dei posti di rappresentanza della voce di cittadini, devono andare le persone possibilmente più preparate, anche se credetemi che il valore più importante è il valore dell'onestà, credetemi, perché basta essere onesti, impegnarsi per essere degli ottimi parlamentari della Repubblica. Ciò nonostante, il Movimento 5 Stelle vanta il maggior numero di titoli accademici e questa è la nostra esperienza. Abbiamo studiato e continuiamo a studiare per questo. Ci hanno raccontato che lo potevano fare i ministri, sottosegretari, sono una solita gente, i Gasparri, la Santanchè, i Franceschini. Ma che hanno più di noi queste persone? Che hanno più di voi? Io dopo 2 anni in Parlamento vi posso dire, concludo, che il peggiore oggi che c'è in questa sala, ma è onesto, è migliore del migliore di loro. Credetemi, il peggiore di noi è migliore del migliore di loro. E ve lo dico con convinzione di casa. Io vi ringrazio, vi chiedo l'ultimo sforzo in questi giorni, perché tre nemici, noi abbiamo tre nemici, i veri tre amici del sistema non sono i corrotti, i corruttori, i galani, gli orzoni, la mafia, l'andrangheta che si è infilata pure in Veneto. Questi sì, sono tutti alleati del sistema, ma i migliori alleati del sistema sono il fatalismo nostro, il fatalismo che spesso acchiappa l'italiano e che dice: vabbè, di fronte all'ingiustizia, vabbè, è così dappertutto, non va bene. La possibilità di continuare ad indignarci è un valore che dobbiamo mantenere forte, è come una fiamma che dobbiamo alimentare, la nostra indignazione, ci mantiene vivi la nostra indignazione, uno. L'altra è la rassegnazione, non ce la faremo mai. Io mai avrei pensato oggi di stare con voi, deputato della Repubblica in Parlamento, mai l'avrei pensato spendendo 144 euro di campagna elettorale, mai. Mai rassegnarci. Il terzo amico alleato del sistema è l'astensionismo. I partiti, il PD, Forza Italia, la Lega, possono sempre contare di un bacino di voti, anche se non sono dei voti convinti, di persone che campano con il sistema. Quelli non li perderanno mai, come coloro che lavorano nelle cooperative rosse in Emilia e in altre zone, che sono del PD costretti quasi ad essere, che magari ti dicono: io mi piacerebbe voi del 5 Stelle, però mi tocca votare il PD perché sennò ce ne finiscono che perda quel lavoro. Oppure mi tocca votare di qua un altro partito perché mi hanno promesso che mettono mia suocera all'ospedale. Cioè, questo sistema di voto di scambio è difficile da scardinare, si sta vedendo in Puglia, i candidati vicino ad Emiliano si comprano i voti per 30 euro dicendo: portate la scheda elettorale vostra e delle vostre famiglie perché dobbiamo avere dei riscontri. Io dico sempre: se alcuni politici sono capaci di comprare il nostro voto prima di entrare in Parlamento, nelle istituzioni, cosa saranno capaci di fare dopo essere entrati? Se commettono illeciti prima di entrare, figuratevi dopo che avranno meno controllo. I ladri li riconosce in partenza. Vi dicevo, non andare a votare davvero è come votare. Non andare a votare perché ti fa schifo magari il PD o Forza Italia o la Lega, è come votare PD, Forza Italia e la Lega. Perché ripeto, loro, a differenza nostra, noi non vi abbiamo promesso niente oggi, non vi prometteremo nulla, soltanto il rispetto del programma. Soltanto il rispetto del programma, quello che in un paese normale dovrebbe promettere una forza politica. Noi entriamo e faremo questo: se staremo al governo potremo farlo facilmente, se staremo all'opposizione combatteremo affinché la maggioranza possa realizzare questo programma. Questo vi stiamo promettendo, nient'altro.
Quindi noi, i nostri voti sono dei voti di persone consapevoli. Cerchiamo di far capire a tanti italiani che magari quel giorno vogliono andare a votare, che se non vanno a votare è come se votassero quel sistema che li ha così spinti alla rassegnazione a non andare a votare. È incredibile, però è un circolo vizioso. Lo faccio immediatamente, grazie. Allora, perché avete la laurea così? Perché? Se avete la laurea così non ce l'avete, sentivo più. Poco. Però è... Io una volta, quando sono stato a Venezia, non capisco nulla del veneziano. Non si capisce niente, peggio veramente del calabrese. Voi il dialetto vostro è incredibile, cioè, io non si capisce, quelli con la gondola lì non si capisce niente, straordinario. Questa è la bellezza dell'Italia, le culture, la differenza. Paradossalmente le invasioni che abbiamo avuto nel corso dei secoli ci hanno dato una ricchezza incredibile. Poi voi, mamma mia, eravate i padroni del mondo e oggi vi trovate a Calabria. Io pure, io c'ho la mafia a Roma, la mafia a Roma. E stiamo parlando, sì, il reddito di cittadinanza, i soldi ci sono, abbiamo tutte coperture pubblicate e contropubblicate. È una manovra economica, e concludo, che serve a rilanciare l'economia, perché se il pensionato minimo che prende 480 euro, ed è già una contraddizione che prenda 480 euro quando l'Istat dice che la soglia di povertà sono 780 euro, cioè lo Stato ti fa campare in povertà, se ci pensate è una roba allucinante. Se un pensionato che prende 480 euro ne prendesse 780, quei 300 in più non è che li mette da parte per andare alle Maldive tra 10 anni, li spende sotto casa, nel pizzicarolo, come si dice, dal pizzicarolo come si dice a Roma, che sarebbe il negozio di alimentari, pure io posso utilizzare dei termini che non conoscete, dal pizzicarolo, dall'alimentare, nell'edicola, nel negoziante, nell'artigiano. Questo fa sì che si mette in circolo l'economia. E quindi l'artigiano non chiuderà e magari assumerà un ragazzo che anche egli prende il reddito di cittadinanza, e quindi non lo prenderà più perché verrà assunto dall'artigiano e lo prenderà un'altra persona. È una manovra economica che mette in circolo, appunto, un circolo virtuoso, e questo permette il rilancio dell'economia. I soldi ci sono, soltanto che se li rubano. L'avete visto con il Mose, con l'Expo, con il TAV, con i vitalizi, con la... Ogni giorno apriamo il giornale e leggiamo furti, come si chiamano, tangenti, manzetti. Lo sappiamo che è così, per cui vi chiediamo di metterci alla prova, dateci una possibilità. Fateci governare però da soli. Il Movimento 5 Stelle non si allea con gli altri, perché oggi se ti allei con questo sistema è come fare subito un compromesso al ribasso. Quello che hanno fatto tutti, quello che ha fatto la Lega. Io non voglio entrare nel merito della Lega, buona, cattiva, però anni fa aveva in mente un'idea, anche rivoluzionaria, Roma ladrone, andiamo giù, facciamo questo, quest'altro. Questo è il stile del boss. È vero o no? Oggi c'è Salvini, quello nuovo, ma la struttura è la stessa. E infatti Salvini con chi è alleato? Con Forza Italia, ma come? Ce l'ha tanto con la legge Fornero, giustamente, e poi sta alleato con la maggioranza che ha votato la legge Fornero. Lo vedete che se avessimo tutti quanti della memoria questa gente non ci sarebbe più. Guardate, Beppe dice una frase che per me è sempre bellissima: basta aprire gli occhi per non vederli più. Vi ringrazio tutti quanti. Marco Davilla è veramente un grande portavoce. Io non l'avevo visto, ci tengo a dirlo, che ci sono delle persone magari più conosciute degli altri perché sono andate in televisione, ma questo non conta nulla, conta l'abnegazione dei portavoce. Veramente andate orgogliosi di avere un portavoce come Marco Davilla in Parlamento, perché è un vero combattente, forse più silenzioso di altri, ma un combattente.